Quindi nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo semplicissimo cordoncino ad uncinetto. È secondo me un'ottima alternativa se vogliamo ottenere un cordoncino non troppo grosso ma molto veloce da realizzare. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all'opera. Per fare il cordoncino iniziamo da un nodino iniziale. E lavoriamo 2 catenelle, 1, 2. Ed ora nella prima catenella che abbiamo lavorato lavoriamo un punto basso prendendo 2 fili della catenella, un punto basso, una catenella, giriamo il lavoro e questo è il punto basso che abbiamo appena lavorato e questa è la sua catenella. Lavoriamo in questo punto basso lavorando in costa dietro, che vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto e qui lavoriamo un punto basso. Ed ora dobbiamo solo ripetere una catenella, giriamo il lavoro e nel punto basso della riga precedente lavoriamo in costa dietro, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro del punto, punto basso, una catenella, giro il lavoro, un punto basso in costa dietro nel punto basso appena lavorato e continuiamo a ripetere in questo modo. Quindi, come vedete, questa lavorazione è veramente super semplice e veloce da fare. All'inizio vi sembrerà un po' arrotolato e non uniforme, ma se tiriamo il lavoro, se lo stiriamo, il cordoncino viene bello dritto e lo possiamo utilizzare per qualunque tipo di lavoro in cui ci serve appunto un cordoncino semplice e abbastanza sottile. Una volta raggiunta la lunghezza che ci serve per il nostro cordoncino, basta fare una catenella di sicurezza e tagliare il filo. Ovviamente questo tipo di cordoncino lo possiamo fare con qualunque tipo di filato. Io qui vi ho fatto 3 mostre e a seconda ovviamente dello spessore del filato che utilizziamo, il cordoncino avrà uno spessore diverso. Il bello di questo cordoncino è che lo possiamo utilizzare in moltissimi modi. È un cordoncino abbastanza tridimensionale e io lo trovo perfetto per esempio per fare le spalline per delle canottiere piuttosto che per esempio per un copricostume come ho fatto nel copricostume granny che abbiamo fatto ultimamente e se non avete visto il tutorial vi lascio il link nel box informazioni. Ma oltre che come bretelle lo possiamo utilizzare per esempio per chiudere dei cestini, chiudere una borsa a sacco o degli zainetti per bambini, quindi il cordoncino che passa e che poi tiriamo per chiudere. Oppure potremmo utilizzarlo come laccio delle scarpe di una scarpetta per un neonato. Insomma, gli utilizzi sono molteplici e soprattutto, come avete visto, è molto semplice e molto veloce da realizzare. E per esempio, secondo me, con questo cordoncino potremmo sostituire tutti quei piccoli cordoncini che facevamo facendo le catenelle e tornando indietro con il punto bassissimo, che vengono molto bene ma sono veramente lunghi da lavorare e invece questo è un cordoncino, come avete visto, velocissimo da fare. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero che vi sia utile e che vi sia piaciuto e se così fosse non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se siete già iscritti grazie mille. Come sempre aspetto i vostri commenti qui sotto il video, fatemi sapere se vi piace questo cordoncino e se lo conoscevate già. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!